Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo il successo dei 20 consigli per essere più organizzati in cucina, abbiamo pensato di raccoglierne altri e farci appunto un altro video. Sono tutti quanti consigli secondo noi molto molto validi, sono tutti trucchetti che in realtà utilizziamo tantissimo in cucina. Quindi iniziamo subito con il primo consiglio. Partiamo subito con il limone. Vi facciamo vedere come fare per non sprecarne nemmeno un pezzetto. Per estrarre più succo vi consigliamo di massaggiare il limone in questo modo. Lo andate proprio a premere con il palmo della mano sul tavolo, così da ammorbidirlo. Vedrete che poi spremerlo sarà molto più facile. Capita spesso che ad esempio per delle ricette ci serva la buccia del limone, quindi poi una volta presa la buccia ci ritroviamo il limone in questo stato senza buccia che si secca immediatamente, lo mettiamo in frigo e già dopo meno di una settimana non sa più di nulla, non è più profumato. Quindi quello che facciamo per evitare questo, subito dopo aver tolto la buccia, lo tagliamo e prendiamo tutto quanto il succo. Io non ho uno spremiagrumi, quindi lo spremo semplicemente a mano e per facilitarmi questo lavoro vado con il coltello a rompere un pochino tutta quanta la polpa. Se utilizzate spesso il succo di limone lo potete mettere all'interno di una bottiglietta e conservarlo in frigorifero, si mantiene per circa una settimana. Altrimenti, se non lo consumate tanto spesso, potete metterlo all'interno di un contenitore per i cubetti del ghiaccio e lo mettete in freezer. Viceversa, se abbiamo utilizzato il succo e ci avanza la buccia, vi facciamo vedere come fare per conservarla. Se avete il limone tagliato dal quale avete ottenuto il succo, con un coltello ben affilato possiamo togliere la buccetta stando attenti a non prendere troppa parte bianca che è un po' amarognola. Queste fettine sono perfette ad esempio quando volete realizzare delle creme e le mettiamo su un foglio di carta forno. Se avete il limone intero invece potete grattugiare la buccia, anche questa la mettiamo su un pezzetto di carta forno e la disponiamo allargandola un pochino, in questo modo. Così si congelerà meglio. Quando la buccetta di limone si sarà congelata, diciamo dopo un'oretta più o meno, un paio d'ore al massimo, si sarà indurita e quindi potremo metterla all'interno di un contenitore. In questo modo tutti quanti i pezzettini di limone rimarranno separati tra loro, altrimenti se mettete tutto quanto insieme quando ancora è fresco, dopo ottenete un pezzo unico di limone congelato. Così invece riuscite a prendere ad esempio un cucchiaino o la quantità che volete e metterla all'interno delle vostre ricette. Oppure la buccia ormai completamente utilizzata e senza succo la possiamo utilizzare da mettere all'interno della lavastoviglie. Facciamo andare quindi il lavaggio completo, normale, la buccia di limone farà un profumo buonissimo una volta che poi aprirete la lavastoviglie e aiuta anche per il lavaggio. Un altro metodo per utilizzare al meglio la buccia del limone è quello di farci un olio aromatizzato. Mettiamo la buccetta grattugiata all'interno di un contenitore per i ghiaccioli e in pratica vado semplicemente a coprire con l'olio, olio come sempre extravergine di oliva. L'olio aromatizzato al limone è perfetto ad esempio per le verdure estive come delle zucchine, delle melanzane, ci sta molto molto bene. I cubetti a questo punto possono essere congelati. E rimanendo in tema di oli aromatizzati, vediamo come utilizzare anche questo metodo con delle erbette aromatiche. Vado a mettere all'interno del contenitore per il ghiaccio le erbette. Io utilizzo delle erbette fresche, questo in particolare è timo, però potete mettere le erbe aromatiche che preferite, se non avete quelle fresche mettete quelle secche. E poi copriamo con l'olio. I cubetti anche qua possono essere subito messi in congelatore. Quando utilizziamo l'aglio all'interno delle nostre ricette potrebbe perdersi insieme ad altri ingredienti simili ad esempio a dei pezzetti di patate o dei funghi, vediamo quindi come non farcelo sfuggire.
Quello che faccio è semplicemente infilzarlo con uno stuzzicadenti. Qui ad esempio l'ho messo come base per un soffritto e poi ho cotto la mia zuppa con appunto l'aglio all'interno. Quando lo vorrò togliere basterà soltanto togliere lo stecchino. Facilissimo! Sbucciare le uova sode a volte è davvero una scocciatura, ma con questo trucchetto non lo sarà più. Mettiamo all'interno di un pentolino con l'acqua qualche cucchiaio di aceto di mele, va bene anche quello di vino, ne metto due o tre. Poi quando l'acqua inizierà a bollire possiamo mettere le uova. L'aceto andrà ad indebolire il guscio calcareo dell'uovo e quindi poi toglierà molto più facilmente, sarà molto più fragile, sbucciarle diventerà un gioco da ragazzi. Adesso vediamo due metodi per foderare perfettamente le teglie con la carta forno. Quando abbiamo delle teglie a cerniera possiamo mettere la carta forno soltanto sulla base. Poi se ne abbiamo bisogno potremo imburrare leggermente i bordi, però in questo modo già ci aiutiamo tantissimo. È molto semplice, basterà mettere un foglio di carta forno più o meno della dimensione della teglia e poi adagiare sopra la parte della cerniera. E lo stampo è foderato. Quando invece dobbiamo coprire tutta quanta la teglia e magari abbiamo delle teglie piccoline con degli angoli molto pronunciati, come ad esempio questa rettangolare, possiamo bagnare la carta forno, la strizziamo bene in questo modo e come vedete diventa subito flessibile. Togliete tutta l'acqua in eccesso e adesso metterla all'interno di uno stampo sarà molto molto più facile. Aderisce perfettamente a tutti quanti i bordi, anche quando non sono appunto molto comodi. In alcune ricette è importante che le verdure siano ben strizzate, ad esempio quando preparate gli gnocchi oppure le polpette. Vediamo quindi come poterlo fare al meglio senza rovinare le verdure. Mettiamo la verdura cotta all'interno quindi dello schiacciapatate, non ne vado a mettere troppa, lo chiudo e inizio a strizzare delicatamente. Cercate di non mettere troppa pressione all'inizio altrimenti vi potrebbe schizzare un po'. Quindi strizziamo bene e in pochissimi istanti la verdura è asciutta, pronta per essere sminuzzata e utilizzata nelle nostre ricette. Sbucciare le fave una per una è un lavoro lungo e davvero noioso, però così sarà molto più facile. Versiamo le fave nell'acqua bollente e dovranno cuocere per uno massimo due minuti. Le fave non devono cuocersi, ma sarà semplicemente la buccia a staccarsi, quindi l'interno della fava rimarrà ancora crudo e croccante. Questa operazione può essere fatta sia con le fave fresche che con quelle surgelate e come vedete poi togliere la buccia è davvero velocissimo. È un vero peccato buttare via i gambi dei carciofi perché sono in realtà molto saporiti. Vediamo quindi come pulirli per poi utilizzarli. Con un pelapatate innanzitutto vado a pulire il gambo del carciofo, prima da un lato e poi dall'altro, quindi tolgo tutta la parte più esterna. Le fibre nel gambo del carciofo sono disposte in questo senso, quindi quello che dobbiamo fare è tagliare il gambo del carciofo nel senso opposto, quindi vado a fare delle rondelle, in questo modo trancio proprio le fibre e poi sarà molto più gradevole mangiarlo. In questo consiglio vediamo come sprecare meno sapone e anche meno plastica. Comprando le ricariche riuscite a risparmiare tantissima plastica e poi costano anche di meno. Quindi prendo il mio dispenser e lo vado a riempire per metà di sapone e poi l'altra metà la continuo a riempire con l'acqua. Adesso mescolo bene per far sì che l'acqua e il sapone per i piatti possano miscelarsi tra loro e il gioco è fatto. Il sapone per i piatti diluito in questo modo non perde assolutamente d'efficacia, anzi. Come vedete ne basta pochissimo e ho la spugnetta piena di sapone. In questo modo riesco a lavare i piatti in modo perfetto e ottengo un sapone anche più delicato sulle mani. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se vi va mettete un like e attivate la campanella, in questo modo potrete rimanere aggiornati su tutti quanti i nuovi video. Noi ci vediamo ogni mercoledì alle 2 qui sul canale e aspetto giù nei commenti qualche altro vostro trucchetto che utilizzate in cucina.